Bentornati e benvenuti sul mio canale YouTube, sono TuffoMix e siamo quest'oggi con il Football 23. Cerchiamo di tornare subito in quarta divisione, sarà difficile, siamo in quinta, eravamo in quarta, siamo retrocessi ed ora siamo in quinta. Mi ha fatto qualche piccola modifica nella squadra, guardiamolo un attimino insieme per capire. Ho preso Casemiro, l'ho livellato perché l'avevo diciamo a 86, 86, sì, l'ho livellato al massimo. E mi è arrivato a 96 in squadra, diventa 98, fa coppia con Barella. Quindi abbiamo a questo punto Barella che lo abbiamo, eccolo qua, come, vediamo un attimino, come omnipresente, quindi lui varia dappertutto, davanti e indietro. E abbiamo Casemiro invece che è collante, quindi aiuta tra difesa e centrocampo, insomma, si mette lì giusto per fare qualcosa di buono. Mi ha cambiato solamente lui. Abbiamo tolto in panchina, ovviamente, abbiamo tolto chi era Kimmich, abbiamo tolto anche Modric e in panchina abbiamo messo Tonali che a sua volta è un collante come appunto Casemiro. Bene, a questo punto direi di fare un paio di partite. Un saluto a tutti quanti, grazie a tutti quanti per i vostri supporti, i vostri iscrizioni, i vostri like, i vostri commenti. Ragazzi, grazie a tutti, grazie a tutti quanti, mi fa piacere il vostro aiuto, mi serve tantissimo per far crescere il canale e quindi grazie ancora. Un salutone a Lupo del Tubo che porta i suoi contenuti di simulazione di motori sul suo canale live e anche come contenuti registrati. E un salutone a Alessandro Gamer e De Burneo. Alessandro porta tutto quello che riguarda il football, il calcio, compreso questo gioco. E Burneo porta anche lui questo gioco, ma porta anche avventure, azione, RPG, giochi fantasy, insomma, porta anche altre cosette. Mi raccomando, devo trovare, sono tre youtuber in gamba e portano dei bei contenuti, vale la pena di andare a vedere almeno una volta. Poi potete voi a decidere se vi piacciono o se non vi piacciono e seguirli nel caso che vi piacessero. Bene, a questo punto diciamo che la squadra è questa, l'avete vista. Abbiamo sempre, andiamo in Dream Team, ragazzi, perché le ultime due partite sono andate non tanto malaccio, eh. Mi ha fatto una vittoria e un pareggio, vediamolo, 3-0 e 0-0, vittoria non a tavolino 3-0 ma con 3 gol segnati, eh? E quindi siamo a 4 punti, ce ne vogliono ancora 6 per restare in divisione 5 e ce ne vogliono 9, 10, 9, quindi 3 vittorie per andare in divisione 4. Abbiamo ancora da fare 6 partite ragazzi, quindi 6 partite si può fare tanta roba. Allora, come vi dicevo, abbiamo semplicemente... vi ricordo che siamo con un nuovo modulo, giochiamo con lo stile di gioco possesso palla e siamo con un 3-2-3-2, ovvero tre difensori, Bastoni, Koulibaly e Marquinhos, e poi due mediani, uno che va su e giù, l'altro che rimane lì. Adesso vediamo un attimino, perché avendo fatto delle sostituzioni, qualcosina potrebbe essere cambiato a livello di istruzioni individuali. Infatti mi è sparito qualcosina qua. Perché abbiamo ancoraggio, va bene, abbiamo linea bassa, va bene, quindi abbiamo, facciamo offensivo, ci mettiamo lui, che no, dov'è? Che va un pochino su, in difesa facciamo linea bassa e ci mettiamo... In linea bassa non c'è effettivamente nessuno, perché se mettiamo Casemiro che va su non possiamo metterlo in linea bassa, quindi mettiamo linea bassa Casemiro e lo cambiamo di qua. Allora qua lo mettiamo e facciamo difensivo e mettiamo difensivo Casemiro. L'unica, facciamo così per adesso, poi vediamo come va la partita, ragazzi. Dai, facciamoci queste due partite, vediamo come vanno i nostri avversari, come chi ci appioppano di fronte. Allenatore, abbiamo Millesi, Millesi che vedete anche voi, la squadra di è italiano, la squadra di appartenenza è spagnola, quindi si presume che Millesi sia un allenatore italiano che allena in Spagna.
età anni 62, fate voi, non vi dico nient'altro. Immaginate voi chi sarà mai l'allenatore, il nostro allenatore che gioca con il modulo di, come dicevo prima, possesso di palla. Va bene, andiamo, cerchiamoci subito un avversario con cui giocare e vediamo di fare il possibile per fare qualche punticino. Spero che la voce si senta. Spero che la voce arrivi decentemente. Il microfono è qua a 30 centimetri esatti dalla mia distanza, è questa, ragazzi. Questa qua, così. Adesso la giro. Uno? Non se ne parla neanche, ragazzi. La connessione fa alquanto schifo, non giocherei mai con uno. Vediamo di capire che è successo e perché mi è così bassa la connessione. Vediamo di capire il motivo, di motivazzo. Se no, mettiamo subito in pausa e andiamo a controllare la connessione se continua così, che non posso giocare con uno di un attacco, ragazzi, diventerebbe improponibile. No, effettivamente andiamo subito giù, facciamo così e mettiamo in pausa un attimo, ragazzi, e poi ci vediamo quando trovo un altro avversario più decente. Intanto facciamo anche prove di connessione, vediamo come va la connessione. A fra poco. Ragazzi, ho verificato la connessione è buonissima, il ping è anche basso, andiamo sui 30. Il download è bello alto per essere la linea che ho, ragazzi, 150 mega per avere una linea che non è fibra. Quindi direi che sono i server di Konami che hanno dei problemi. Vediamo se adesso troviamo qualcosa di meglio. No, ragazzi, non capisco perché mi dà questa connessione bassissima. Vediamo magari di cambiare l'impostazione dell'avversario. Facciamo così. Impostazioni, cerca solo nelle vicinanze. Beh, cerca solo nelle vicinanze, direi che va bene. Va bene, cerca solo nelle vicinanze. Quindi riproviamo. Non riesco a capire, ragazzi. Non vorrei giocare a uno, mi sarebbe un po' da schifo. Se no, ragazzi, giochiamo uno, ne facciamo uno e vediamo cosa succede. Tanto per fare qualcosa, tanto perso per perso. È uno per noi e uno che per lui, eh? Credo. Non so, proviamo. Vediamo cosa ci capita adesso, dai. Vediamo cosa ci capita. Con la nostra connessione non dovremmo cadere da uno, dai. Giochiamo con uno, vediamo. Sfidiamo la sorte, ragazzi. Giochiamo con un'attacca. Sfidiamo la sorte. Roma, Cram Quest. Questo non deve essere italiano. Cram Quest, comunque, dai. Sfidiamo la sorte, un'attacca. Vediamo le magliette come sono. Forse lui c'è la rossa, va benissimo. Perfetto, maglia rossa per lui. Bianca azzurra, colore della SPAL per noi. Allora, diamo un attimo la nostra formazione, vediamo. Abbiamo solamente Messi, vabbè, Salah, Messi e Neymar che sono messi tosti, Casemiro e Marquinhos in panchina, che abbiamo che messo bene, vediamo. Pellegrini lo metteremo su, Tonali, Leao e Martinez, ragazzi. Perfetto, direi di quasi quasi di cominciare. L'avversario davanti a Mbappé, Dembélé, Messi, Locatelli, Guti. Guti mi dicono che è forte, questo Guti qua io non ce l'ho. Mi hanno detto che è molto molto molto, ma ancora molto molto forte. Vedremo, ragazzi, non so proprio. Dai, giochiamocela. L'avversario è già pronto, eh? Giochiamo, immagino, noi in casa, quindi attacchiamo da sinistra verso destra. La palla è in nostro possesso. Cerchiamo di non fare figure meschine, figure birichine, figure di merda. Mer come la madre, mer, gran mer è la nonna in francese. Vediamo adesso di cominciare a giocare bene. Vediamo subito. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come Bravo. queste. Nel frattempo la gara è iniziata. Messi, Messi! E questo è il Bel giro tiro di di palla che Messi, ci si aspetta bravo. da lui. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Cos'è Ci questo? sbagliava Fabio. A sinistra con il passaggio. La mette sulla sinistra. Bravo, bravo, Palla girata bravissimo, verso l'esterno. Super bravissimo, Dembélé! bravissimo. Una palla filtrante e Bravissimo. incassata. Meritava un esito migliore. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Se ne va.
La via in dribbling. Barella. La spalla. Punizione. Oh, e da qua ragazzi abbiamo Mr. Macho Man. Mr. Macho Man, ragazzi, non è facile, ma dobbiamo cercare di fare il gol. È troppo alto forse. Ho tirato male, ho sbagliato il tiro. Potrei fare molto molto meglio, eh. Dove la lancia stavolta? Madonna. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Madonna. Madonna che culo, ragazzi. Chi era quel? Guti, eh? Mi sa che questo qua era Guti, ragazzi. Stiamo attenti a questo marino qua, perché è Guti, ragazzi, lo vediamo. Passaggio sulla destra. Mbappé. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Occasione per il contropiede. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Allunga il piede verso. È punizione questa, eh? Spalla, calcio di punizione. È punizione, ragazzo, eh? Cerchiamo di giocare bene, perché qua bisogna ammonire i cattivi, ammonirli brutti i cattivi, eh? Ammonirli i cattivi, eh? Madonna, qua ragazzi siamo mica messi tanto bene. Vediamo di fare così. Messi ci prova. Madonna, grande Messi. Bravo. Bravo il Messi, bravo il Messi. Purtroppo il passaggio era buono. Il passaggio era buono. Forse nemmeno i suoi compagni. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Riceve palla da dietro e passa. Salah prova a crossare. Vai. Questa transizione, Fabio. Vai. L'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Marquinhos. Sceglie di andare per le verticali. Mbappé. Vede lo scatto e cerca la profondità. Salah se ne va. Salah prova a... No, più lungo, Salah di merda. Che cazzo fai, Salah? Mia. Al posto giusto, un bel anticipo. Allarga il gioco a destra. Vai, non fa... Vai. Supera il diretto avversario. Va, mi ha spinto. Nessun dubbio. Che cazzo, eh? Guarda, prendere io mi ha spinto, eh. Bravo Casimiro. Dai, lungo in là. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. C'è Messi? Riceve un pallone interessante. Opportunità di ripartire. Provano a partire in velocità. Bravo. Il pallone ha superato. Bravo. La linea, rimessa laterale. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Madonna mela. Ci prova con un pallone profondo. Occhio, può andare. Parata di Donnarumma. Ma no! E c'è il gol della Roma. L'ho sbagliata io. Prima l'ho detto, ragazzi, che Guti è forte, eh? L'ho sbagliato io. L'ho detto che Guti è forte, ragazzi, eh? L'ho detto che Guti è forte. Fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. La Roma sblocca il risultato 1-0. L'ho detto che Guti è forte, ragazzi. Hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Çalhanoğlu. Gran prova di forza, palla recuperata.
Mbappé prevale, recupera palla. Prova a sfondare di forza, ma senza esito. Mbappé! Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. No, eh! Bella giocata! Ha provato l'azione individuale, senza successo però. C'è Messi, la gioca sulla destra. Mohamed Salah ha spazio per affondare. No, ho sbagliato io. Schiaccia il piede sull'acceleratore. La spalla e calcio di punizione. È falloso questo ragazzo però, eh. Mette tante volte il piedino, eh. Mette spesso il piedino sto ragazzo qua, eh. Mette spesso il piedino, eh. Salah. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. A sinistra con il passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Sulla destra. Ah, ma vaffanculo. Pallone interessante. Come cazzo hai fatto a beccarlo? Se ne va. Tocco preciso. Palla filtrante per Salah. Sono finiti. Vabbè, primo tempo ragazzi, 1-0, va bene, ha fatto un bel gol di culo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 40. Vediamo di una sola rete messa a giocare un po' meglio, eh. Tiri in porta contro due, ragazzi, dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio, possiamo, dobbiamo crederci perché non giochiamo male. Inizia adesso il secondo tempo. La SPAL ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. E trova bene il compagno e passa. La gioca all'indietro. Madonna, è successo. Il più lontano possibile. Mia. Beh, questo è un passaggio valiente, meno discutibile. Ecco un'occasione di contropiede. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Tonali decide di sfruttare la fascia. Difesa energica e decisa. Errore, ah. Pallone sprecato. Arbitro! Palo. Mohamed Salah. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Mbappé. Neymar. Riceve in ottima posizione. La gioca sulla destra, prova a darla profonda nello spazio. Beh, questo, ma dai, ma che cazzo, è sempre quello che viene fuori. Lo scatto e cerca la profondità. La gioca la in profondità. Locatelli. 649 spettatori. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Gioca una palla lunga. Mbappé può andare alla conclusione. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Palla a Guti. Difesa impeccabile qui. Non gli sbagliato. Ha spazio per concludere. Riceve la palla. Cos'è? Che cazzo, basta per pure fare il pallo, ragazzi, basta, eh. Richiamo verbale. Sta facendo un po' troppo palletti i pallottici qua, eh? Dai, su, su. Messi sceglie di andare per vie verticali. Peccato, quasi quasi. Locatelli. Palla a Dembélé, ci prova con un pallone profondo. Posizione regolare, la mette sul piano fisico e riconquista la palla.
ferma l'azione in modo falloso. Basta, eh? Che cazzo? Ma basta fare fallo, porca troia. Vediamo un po' come siamo messi qua. Cialanoglu è stanchino, eh? Dai, giochiamo così, vediamo cosa capita. Abbiamo cambiato un po' davanti, eh? Tutti e cinque cambiati davanti, vediamo cosa cambia. Da fondo abbiamo che è molto veloce, lo mettiamo di là perché è velocissimo, eh. Numero 18. Intervento decisivo. Numero 22. La mette sulla sinistra. Messi. Lasciano il campo. Ma dai. Verratti. Ed ecco il cross. Pericolo. Il numero 17. Il numero 10. Errore qui, pallone. Ah, peccato, non è arrivato, eh. Guti. Cerca aiuto nella zona laterale. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Via. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Pallone regalato agli avversari. Palla a Guti. È fuori gioco per lui. Stanno cercando chiaramente di farne un altro con insistenza. Fabio, siamo attenti, raga, perché qua è la miglior difesa. Vediamo di fare un po' così, vediamo l'attacco lontano dalla loro area di rigore. Ok, vai. Intercetta il pallone, ben fatto. Può cercare il taglio in mezzo. Traversone verso il centro e va a colpire. Vai, cazzo, la mece dentro. Abbiamo messo Haaland e non sbaglia. Haaland, ragazzi, di testa non sbaglia, porca troia. Io non lo uso mai Haaland perché non sono bravo a fare le azioni con Haaland, ma qua la volta che lo uso, ragazzi, il gol me lo fa, eh. Grande Haaland, bravo Haaland. Gol meritato. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Perfetto, Filippo Inzaghi. Ma dai, madonna, Filippo Inzaghi, merda. Milanista merdoso, l'ha messa fuori. Vai così. Vai così, vai così, ragazzi. Vai così che ci può andare bene, eh. Cerchiamo di... Da fondo abbiamo Leao che è veloce. E però c'è anche Ola qua che la prende di testa. La gioca a sinistra. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Prova Salah. No, porca troia, guarda io. Pallone interessante in verticale. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Il portiere la calcia lontano. Vai. Qui può partire il contropiede. Supera il diretto avversario. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Ma dai. Tempismo perfetto. Bell'intervento. Fallo è anche piuttosto... Basta. Che cazzo, ma buttali fuori, ammonisci quegli uomini di merda. Non fanno altro che farlo, ragazzi, non fanno altro che farlo. Ci saranno 3 minuti di recupero. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Guti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla intercettata.
L'arbitro dichiara che è arrivato. Ok, ragazzi, un altro punticino, però intanto è importante non perdere. Importante non perdere, stiamo andando non tanto male. Adesso vediamo, comunque giochiamo con le tacche, ragazzi. Non so se avete presente, abbiamo giocato con un attacco. 4 tiri in porta, 3 parate, ragazzi, 1-1, 130 passaggi, 12 contrasti. Dai, non mi dispiace come ho giocato, non mi dispiace perché ho preso un gol da pollo, ho preso un gol da pollissimo, ma non mi dispiace perché mi sono divertito. Andiamo all'avversario, c'era come noi un quinta divisione o peggio ancora un sesto, un settimo, un ottavo, vediamo cos'è il nostro avversario. Abbiamo ottenuto testa a un ex prima divisione, ragazzi. Abbiamo tenuto testa a uno di quarta che è arrivato in prima divisione. Ragazzi, sono contento di me stesso. Dai, vediamo di fare qualcos'altro adesso, di fare un'altra partitella e cerchiamo di fare un altro punticino. Meno 3, andiamo a 8. Dai, giochiamocela, ragazzi, che va bene così. Tuffo Mix vi tiene compagnia quest'oggi con eFootball 23 sul suo canale YouTube. Mi raccomando, pollicciate i video, condividete con i vostri amici, fate conoscere Tuffo Mix in giro, perché ho bisogno di tanto aiuto, tanto supporto per fare crescere il mio canale. Tre tacche, un po' meglio di una, vediamo, dai, cerchiamo di contro tacche. L'avversario, bel Bayern, debito extra, questo mi sa che italianissimo. Bayern Munchen, vediamo subito le maglie, la sua rossa che va benissimo, perfetto. Noi teniamo la maglia bianca della SPAL che ha un piede in Serie C quest'anno, purtroppo è così che funziona. Tranoglu è messo bene, anche Salah, gli altri sono tutti abbastanza così così. Direi che in panchina chi abbiamo? È Martinez, grande Martinez, Lautaro, e poi abbiamo gli altri tutti normalissimi. Il nostro avversario ce la gioca con Messi, Haaland davanti, è giusto. Neymar e Mbappé sulle due fasce, è giusto anche Mbappé di là. Pedri è forte, anche Pedri, ragazzi, non è a livello di Guti, ma Pedri è forte. De Paul non gioca male. Robertson sulla sedia, beh, la squadra è forte, ragazzi. Tutti giocatori ben livellati e tutti molto molto forti. De Gea importa 96, ci sta, ci sta, ci sta tutto, ragazzi. Andiamo a giocarcela, andiamo a giocarcela. Giochiamo noi, mi sembra, in casa, se non ho visto male, non so, non mi ricordo, devo vedere meglio, ma mi sembra che giochiamo noi in casa. Fatta questa, ragazzi, andremo a mangiare, perché poi oggi voi vedete che è giovedì, ma in realtà per me oggi è mercoledì, e alle 21 c'è il derby di Champions tra Milan e Inter, andata di Coppa Campioni, quindi per me oggi è mercoledì, anche se per voi è martedì. Quindi, ragazzi, tra poco io sono qua. Non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Nel frattempo la gara è iniziata. Va bene, ha tirato subito in porta. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere, il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. Lancio lungo del portiere. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via. Ok, vai, vai, no, vabbè, ormai evita l'avversario con un dribbling elegante. È libero di creare pericolo. De Paul. Palla riconfermata. Madonna, me l'ha presa, bravo. Ottima progressione, palla al piede. C'è Messi. Tocco preciso. Fallo, calcio di punizione. Ma va a fan brodo. Perché è mio? È mia punizione il suo, non ho capito. È mia? Lo so, da quando non è. Ah, è il suo, bastardi.
Mbappé. Mbappé pensa al tiro e ci prova. Ragazzi, questa secondo me possiamo anche provare a vincerla. L'avversario non è temibilissimo, eh. Ce ne sono tanti di peso di avversari, questo non è temibilissimo, eh. C'è Messi. Riceve in ottima posizione. Mbappé sceglie di andare per via. E adesso prendevo subito gol e così vediamo come non è. Chance per tirare. Madonna, bravissimo. Bravissimo come la prende sulla linea. Salvataggio di Marquinhos, credo, sulla linea. Salvataggio sulla linea, ragazzi. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. De Paul, Messi. E il tocco è verso il portiere. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Riceve un pallone interessante. La gioca in profondità. Qui può partire il contropiede. Allarga il gioco con pallone a sinistra. E non va troppo per... Madonna! Non è fallo questo. Puttana Eva. Si va ora sulla fascia opposta. C'è Messi. Ottimo passaggio, deve dire Mbappé. Ma no, ho sbagliata. Mbappé, grande. La sua conclusione. Dai, ragazzi, continuiamo perché non stiamo. Mi sto divertendo e non giochiamo malissimo, eh. Mbappé se ne va. Palla dentro di Mbappé. Bravo, Messi da lì. Tra le braccia del portiere. Prova a verticalizzare. Mbappé interrompe la azione con un bel anticipo. Errore qui, pallone sprecato. Il pallone per Neymar. Capisce tutto in modo con sicurezza. Neymar prova a darla profonda nello spazio. Grande movimento nello spazio e passa. Cross Holland. Madonna, che gol che ha fatto! Davvero, ragazzi. Ho letto che posso vincere e già ho preso il gol. Va bene, ragazzi. Va bene, non è un problema. Noi siamo qua per divertirci e anche per cercare di fare gol. Dai. Punteggio di 1-0 a referto. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Se ne può concludere con il gioco. Cazzata bestiale. Kimmich ha fatto gol. Kimmich, bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato. No, Messi. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Il Bayern di Monaco può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Supera il diretto avversario, ci mette la testa, non si fermano più. Olla, non li sbaglio questi gol. No, è bravo, non li sbaglio, ho messo tutti in attacco e probabilmente ho fatto una cazzata. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Bello, me l'ha già presa, ma vai a cercare questo, ma porca troia. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Palla filtrante per Messi. Pedri. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Ma dai, me l'ha preso lui, ma cos'è? Con il passaggio. Lo lascia sul posto con una finta. Il direttore di punizione. No, ragazzi, lo schifo. Ho fatto delle cazzate enormi questa partita qua. Per me questo è più debole di me, non è più forte, ma ho fatto delle cazzate enormi questa partita, ragazzi. Cosa faccio questo? Chi la passa?
ed evita il gol. Niente da fare, ha perso una buona occasione. De Molla là davanti, I saltatori proveranno ad approfittare di questo corner. Opta per il tocco corto. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Mohamed Salah. Si fanno intercettare. Primo tempo che finisce qui. Ragazzi, ho fatto delle cazzate enormi, 3-0. Mamma mia, ragazzi, che sto giocando. Ho avuto un approccio terribile questa partita qua. Un approccio terribile in questa partita, ragazzi. Facciamo una cosa del genere. Ma che brutto, ha fatto un approccio, ragazzi, mamma mia. Dai, cerchiamo di, non so, 3 gol da recuperare sono tantissimi. 3 gol da recuperare sono tantissimi, adesso vediamo di fare qualcosa, ma 3 gol sono tantissimi da recuperare. E ho giocato male, ho cominciato bene, poi però dopo il primo gol che ho preso ho voluto fare, ho strafare e alla fine ho preso... Possibilità per recuperare ci sono, ma deve fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Un altro gol potrebbe essere fatale. Mohamed Salah va via in profondità. Sembrano aver sbagliato un muro in difesa. Messi riceve il passaggio. C'è Messi. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Non impensierisce la difesa. Ci prova con un pallone profondo. Prova, non ci prova. Porca troia, ragazzi. Chi è questo? Sembrano davvero non volersi fermare. De Paul. Bravo. Bel gol De Paul. Ragazzi, schifezza di partita, ragazzi. Schifezza di partita. Schifezza di partita. Partita saldamente nelle loro mani. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a giocarla in profondità. Allunga il piede verso il pallone. Messi allarga il gioco a destra. Sbagliata. Che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Ma dai! Ha la possibilità di andare verso la porta. Sulla destra. Contrasto molto deciso. È molto deciso, parecchio. Il pallone è scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Mbappé. L'affluenza di quest'oggi è di 71.550 spettatori. Riceve la palla. Occhio, ma no, ma che cazzo tira Mbappé? Ma cos'è questo tiro di merda che gli fa Mbappé? Ma sveglia Mbappé, ma che cazzo di tiro mi fai? Vuoi fare un pallonetto da lì Mbappé? Raga, che schifo! Mi vergogno di me stesso, cioè tu fumi si vergogno di me, perché giocando male ragazzi, non... ho giocato bene la prima contro un prima divisione, ho fatto i miracoli, ho giocato bene veramente, e questa che sarà un quinto o un sesto, questa sto facendo schifo di brutto, ragazzi. Niente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Messi viene sbilanciato dalla difesa. C'è Messi. Ma dai, che cazzo. Messi non si tira indietro e conquista il pallone. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Palla filtrante per Messi. C'è spazio, occhio! È tutto solo davanti alla porta.
Grande salvataggio di De Gea. La calcia con forza. Bravo, bravo. Cazzo, me l'ha presa. Me l'ha presa. Molto bene. Barella. Errore qui, pallone sprecato. Oh, bravo. Fati. Pedri. Palla filtrante per Lewandowski. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ci mette una pezza, ben fatto. Pallone interessante in verticale. Occasione per il contropiede. E ora un duello tra lui e il portiere. Mbappé! E non lascia scappo al portiere. Un gran gol. Che gol fantastico! Questa volta mi è venuto, ma no, purtroppo. Difficile immaginare che riescano a rifarsi, ma è un gol che apre almeno uno spiraglio. Palla dentro per De Bruyne. Può segnare da lì. Attenzione, può tentare. E c'è la rete. Ma per favore. Fuori gioco. Gol da annullare. Che difficile capire. Non era sicuro neanche l'arbitro. Guardiamolo. Niente di fatto. Lo guardiamo e vediamo se è fuori gioco. È fuori gioco. Allora ragazzi, cerchiamo di fare qualcosa. Allora, Çalhanoğlu ragazzi è messo malissimo, quindi facciamo così. Allora io metterei Mbappé qua. Çalhanoğlu lo mettiamo giù e mettiamo su Pellegrini. E questo lo mettiamo qua. Messi lo mettiamo qua. A parte che c'ho Leão però. Sì. Holland lo mettiamo qua. Dove ho messo Pellegrini? Pellegrini lo mettiamo qua. E Holland là. Dai, mettiamo su, proviamo a mettere su Leao? Dai, mettiamo su Leao e vediamo come si comporta Leao. È duro ragazzi, manca pochissimo alla fine, ma noi ci proviamo. Sostituzione di giocatori. Numero 8. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Neymar. Numero 18. Numero 22. Messi. Lasciano il campo per il numero 20. Ci prova con un pallone il profondo. Numero 10. Se ne va. Il numero 13. Lampard. Il numero 17. Chiesa. Cambio di giocatori. Va alla ricerca di un compagno davanti. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Palla filtrante per Lewandowski. Passaggio sulla destra. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. C'è la palla lunga in avanti. Lewandowski. Passaggio intercettato. Messi. Parata di Donnarumma. Madonna, abbiamo poco tempo ragazzi, non facciamo tutte queste qua. Bravo, bravo. Ma lui non c'è riuscito. No. No, sicuramente non posso fare miracoli, sto tentando in tutti i modi, ma sugli avversari ancora zero. Chiesa. Che pallone gli ha dato? Prova la conclusione. Ma che cazzo di rimpalli di culo, dai. Rimpalli di culo. Chi l'ha colpito? Il suo o il mio? Il mio ovviamente. Bandierina per loro, ancora zero per gli avversari. De Bruyne, retropassaggio corto. C'è spazio per calciare. Crossvers in si salvano con la traversa. Mbappé, palla in avanti verso il compagno. Ecco un'occasione di contropiede. La gioca a sinistra e passa. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Rafael Leao la mette in mezzo. Conclusione. Ah,
cazzo, peccato. Comunque, 90esimo, ragazzi, anche se facevo gol non sarebbe servito un granché. Comunque, dai, qualche azioncina l'abbiamo fatta, però, ragazzi, sono partito col piede sbagliato, l'ho bloccata malissimo all'inizio della partita, e ovviamente dopo. Vediamo se può capitalizzare. Guadagna metri. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Ragazzi, quando non va dentro, non va dentro. Quando non va dentro, anche Lautaro, ragazzi, quando non va dentro, non va dentro. Comunque tu cominci, ragazzi, felice e contento perché si sta divertendo un casino e è bello così, è bello così, è bello così. Chiesa, ecco Lampard. E trova bene il compagno. Un possesso di palla serafico fatto di passaggio. Ma l'ho preso io. Trova il compagno in ottima posizione. Fuori gioco. Posizione irregolare però. Fuori gioco, ragazzi, fuori gioco. Tanto adesso finisce, l'abito fischia. Io la batto lunghissima, l'abito fischierà. Infatti. Non c'è più tempo, finisce. Ragazzi, no, sono partito da cani e ovviamente mi sono mangiato tutto quanto nel primo tempo. Mi sono fregato nel primo tempo, avrei potuto giocare meglio. È un avversario che potevo tranquillamente essere al tuo pari, potevo tranquillamente, ma ho fatto delle cazzate, ragazzi, ci sta e si perde. Ma non è un problema, siamo a 5 punti, ragazzi, abbiamo ancora da fare 4 partite, si può ancora fare tutto, si può ancora rimanere in quinta, si può ancora andare in quarta, si può fare tutto, ragazzi, non è un problema, tutto mix si diverte così. Vediamo che divisione era questa, non credo che fosse un gran divisione, un gran fortissimo questo qua. Beh, ragazzi, un 3, valutazione B, è uno che fa i falletti, come avete visto, è uno che fa i falletti. Valutazione di cortesia B, comunque un livello 3, quindi è arrivato a livello 3 questo, ragazzi, quindi anche lui è sicuramente più forte di me. Incontriamo sempre giocatori più forti, ma lui, ragazzi, ce ne fotte niente, noi siamo qua per divertirci con ami di merda, perché fa le sue strozzate, ma noi siamo qua per divertirci. Fumisco vi saluta, ringrazio tutti quanti, se volete lasciare un like al mio canale lo potete fare tranquillamente, il like è gratuito, anche oltre al like ovviamente un commento, mi fa piacere, e oltre al commento, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, questo è veramente gratuito, non costa niente, attivando poi la campanellina sarete avvisati sempre quando metterò un nuovo video, se sono se YouTube lo vuole, perché lì è YouTube che decide chi avvisare e chi non avvisare, a me non mi avvisano mai quando i miei amici mettono su dei video, devono andare a cercare io. Comunque, ragazzi, è così che funziona YouTube, è così che funziona la Konami, è così che funziona la Sony. Siamo su PS5, siamo su FB23, sono TufoMix, questo è il mio canale. Ragazzi, alla prossima, io vi saluto, buonasera a tutti, adesso vi vado a vedere, oggi per voi è giovedì, quindi il derby l'ha già giocato, per me è mercoledì, ragazzi, non ditemi nulla. Adesso mangio e fra poco mi gusterò il derby, l'andata di Champions League Milan-Inter. Ciao a tutti ragazzi e buona serata, alla prossima.